il Real Madrid ha venduto un perno importante come Toni Kroos, stessa cosa ha fatto il Barcellona vendendo Luis Suarez. Mamma mia, signori, non demordono, è una cosa incredibile questo Alexander Arnold, perché è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Ho già messo dentro tutti i nuovi acquisti, come vedete, quindi c'è Arnold a destra, De Jong a centrocampo con Saul, Griezmann alle spalle del Ciolito. Poi Gelson Martins la fa passare e calcia! Gelson Martins! Eccola qui, la reazione dei Colchoneros, 1-1. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, esattamente il 38esimo, secondo della settimana e soprattutto il terzo della prima stagione con l'Atletico Madrid, prima e unica stagione con i Colchoneros. È già tempo di derby, come avete letto dal titolo, perché in questo episodio ci sarà il match contro il Real Madrid al Bernabeu e sarà la seconda giornata, quindi proprio subito. Prima però chiaramente di giocare quella partita dovremo completare la nostra rosa, grazie anche ai vostri consigli che sono stati tantissimi, perché mi avete lasciato una cosa come 300 commenti sotto l'ultimo episodio, quindi grazie a tutti, anche perché noto con piacere che stiamo crescendo sempre di più. I colpi che vorrei fare da qui alla fine del mercato e quindi in questa restante settimana, stavo pensando no, perché in realtà abbiamo due settimane, quindi questi restanti 15 giorni, meglio, sono 4, perché voglio prendere assolutamente João Cancelo per avere un'alternativa in più sia a destra che a sinistra, poi magari potrà giocare tranquillamente a destra nonostante il fatto che abbiamo preso Arnold. Poi in tantissimi mi avete detto di comprare un difensore centrale perché questo Lapshoff, evidentemente lo conoscete meglio di me, non vi convince. Spostiamoci più avanti perché io direi di andare a prendere un esterno come dicevo a sinistra, e in tanti avete percepito il pensiero dello scorso episodio che mi era venuto in mente, quindi Memphis Depay, che è un nome che a me piace sicuramente tantissimo. Altrimenti Insigne, non so a quanto potremo prenderlo, però Insigne lo abbiamo visto anche all'Europeo che qualcosa di buono ha fatto. Infine, per concludere, Moise Kean, un nome che già vi avevo detto nello scorso episodio ma che poi non abbiamo più trattato, perché attualmente come punta centrale abbiamo soltanto il Ciolito, anche perché Dost non ci convince, per carità, c'è, però non ci convince. E quindi cominciamo con il calciomercato, ricordandovi però prima di seguirmi su Instagram per restare sempre aggiornati su tutto, essere più in contatto con me, e soprattutto perché questo sabato, il 15 giugno, sono stato invitato ad un evento di calciatori brutti qui a Roma, al Pro Roma esattamente, dove abbiamo fatto anche un derby degli youtuber. Per tutte le info andate su Instagram. Ora però partiamo col calciomercato. Eccoci qui con alcuni giocatori papabili da acquistare che ho inserito, tra l'altro ce ne sono altri oltre a quelli che vi ho detto prima, perché ho riletto qualche vostro commento. Come vedete il nostro Memphis Depay è al Real Madrid, e a parte il fatto che credo sia un titolarissimo del Real Madrid, ma sarebbe clamoroso provarlo a prendere proprio in periodo derby, quindi eviterei anche per realismo una trattativa del genere. Potremmo virare su più nomi, ad esempio Lorenzo Insigne, come vi ho detto prima, che resta per me la prima scelta anche perché l'ho provato all'Europeo e mi ha convinto molto, altrimenti Neres o Douglas Costa, che è un altro giocatore che a me fa impazzire. Però la priorità per me è Insigne, e quindi andrei su di lui addirittura prima che su Kean. Poi andiamo su Kean, andiamo su Cancelo e infine su Vallejo, che noi conosciamo bene, però tra i tanti consigli che mi avete dato manca il difensore centrale, quindi ho improvvisato uno che conosco. Eccoci qui, allora ci sono rimasti 80 milioni e per Insigne dovremmo già spenderne parecchi. Poi anche Cancelo costa, quindi è ovvio che Cancelo sia meno prioritario di Insigne e di Kean e di Vallejo. Quindi io ovviamente provo un attimino ad andare su scambio giocatori per vedere se ci è rimasto qualcuno che possa essere al di fuori del progetto, ad esempio Mensah. In realtà no, perché vogliono o un attaccante o un'ala o un difensore centrale. Allora, c'è Dost. C'è Dost, ragazzi, offre altro ruolo. È lì apposta. Però quanto qua? 22 milioni, meglio ancora a saperlo. Ok, un conguaglio, 74 milioni più Dost sono tanti. Quindi controfferta, 40 più Dost. 40 più Dost, direi che ci siamo, perché comunque offriamo anche di più di quei 58 che è il valore di Insigne. A noi restano altri 40 milioni da poter investire. Ve prego, dovrà fare meglio di così. Insistono sui 74. Cioè, come che ne dice di 74? Cioè, mi hai proposto il prezzo di prima? Bello mio. Però è ovvio che non si possa fare. Quindi controfferta, nuova offerta, e io salgo dai 40 ai 45 e mezzo. 56, vedi che ci stiamo venendo incontro? Non ti do nemmeno i 56 però, eccola la notizia del giorno. E quindi ti darò 50 milioni, tondi tondi.
siamo a metà strada e a loro piace. Quindi 50 milioni più i 22 di Dost fanno 72 milioni per Lorenzo Insigne. Adesso andiamo a trattare con il vice, dovrebbe essere ancora su FIFA, capitano del Napoli, che potrebbe lasciare i partenopei. Chiedo scusa a Fuse Gamer, però Andrea, io te lo compro su tutti i FIFA effettivamente, Lorenzo Insigne mi serve, che ci posso fare? Eccoci qui. Allora, lui vuole già essere un giocatore cruciale e lo sarà assolutamente senza problemi, anzi mi piace questa decisione con la quale siamo partiti. Parliamo della durata del contratto. 29 anni, direi 4 anni di contratto. Vediamo un pochino che dice lui. Perfetto, andiamo avanti. Clausola non la vogliono nemmeno loro, e tanto di cappello. Questo lo stipendio richiesto, quindi 110.000 a settimana. Bonus di ingaggio di 1 milione, che è tantissimo, e più altri 4 milioni in caso di 20 gol. Allora, è chiaramente tanto tanto alto, quindi io direi controfferta. Rimuovi bonus e modifica stipendio, perché i 110 vanno benissimo. Anzi, più che farti ridurre lo stipendio, io ti alzerei ancora un pochino questo a 150. Però questo qui lo abbassiamo senza alcun'ombra di dubbio e facciamo 600. Vediamo un po'. Mi sembra comunque un'offerta interessante. Non era esattamente la cifra che sperava il mio assistito, ma accettiamo, fantastico. E quindi al primo colpo, senza fronzoli, Lorenzo Insigne diventa un nuovo giocatore dei Colchoneros dell'Atletico Madrid. Detto ciò, spostiamoci su Moise Kean, che potrebbe essere il nostro prossimo acquisto. C'è già lo stoccarda su di lui, quindi sbrighiamoci. Allora, io direi che lo scambio è escluso, perché non abbiamo giocatori all'altezza. Kean, però, quanto può volere la Juventus? Non ne ho idea. Direi che vado sui 15 milioni, non so se sto offrendo troppo o se sto offrendo poco. 20 anni, ci provo. Vediamo un po'. Soddisfatti, pertanto abbiamo deciso di accettarla. Ragazzi, ho offerto tanto o no? Cioè, nel senso, Kean comunque 15 milioni, soprattutto per il mercato di oggi, credo che possano essere giusti. Però effettivamente non so, perché magari a 7 ce lo davano, questo non posso saperlo. Il rischio poi, quando offri troppo poco, è che ti sbattono la porta in faccia e non puoi più trattare. Io direi che potresti essere un giocatore importante, cruciale no, perché chiaramente il Ciolito è titolare, però siete in tanti a dirmi che Kean cresce tanto, quindi penso anche che nella seconda parte di stagione, un po' come fece Simeone l'anno scorso con Paco Alcacer, 2 anni fa anzi, con Paco Alcacer, Si possa anche prendere il suo spazio. Qui direi 5 anni, bene. Vogliono inserire una clausola di 32 milioni, che non sono tantissimi, però il discorso è lo stesso. Senza portare troppo avanti i tempi, noi dobbiamo fare un anno all'Atletico, quindi che poi Kean venga venduto tra un anno a 32 milioni per la clausola, che saranno anche pochi, a noi non interessa minimamente, quindi va bene così. Questo invece è lo stipendio, dunque 39.000 a settimana, 380.000 di bonus e poi un ulteriore bonus dopo 15 presenze di 610. Allora, io direi però, visto che abbiamo già inserito la clausola rescissoria e 15 presenze secondo me le farà, rimuovi questo bonus assolutamente e poi modifichiamo questo. Qui, se vuoi, giusto per arrotondare che li contiamo meglio, ti do 40. E 480 forse te li alzo a 450. Per il resto evitiamo bonus presenze o altro. Fatemi sapere che ne pensate. Vorrebbe 41 e 4,50, cioè in pratica è quello che ti ho dato io, ma vuoi 1000 euro in più? È uno scherzo, cioè è chiaramente uno scherzo, io accetto, per 1000 euro in più accetto. Comunque abbiamo preso anche Kean a questo punto, vediamo un po' quanto ci rimane, perché dovremo prendere anche Vallejo, però voglio capire quanto budget effettivamente c'è ancora da spendere. In questo momento abbiamo 15 milioni arrotondati con 140.000 budget stipendi, quindi possiamo fare secondo me un ultimo acquisto che non sarà Cancelo, perché costa sui 40 milioni, ma non se può fa, perché si è appena trasferito all'Everton e quindi non intende essere ceduto. Quindi a questo punto io direi, idea al volo, andiamo su Rete Mercato Globale, perché purtroppo non posso chiedervi altri consigli dato che in questo episodio finiremo il mercato. Quindi Rete Mercato Globale, cerchiamo dei difensori centrali e poi li prendiamo entro la fine dell'episodio, almeno uno. Ci siamo, dimentichiamo per un attimo il calciomercato, ci torneremo dopo. Adesso pensiamo soltanto ad una cosa, pensiamo magari a fare i nostri primi 3 punti in questa Liga, perché c'è il derby e il derby, si sa, è una partita a parte. Siamo soltanto alla seconda giornata, ma si fa già sul serio, perché siamo a Madrid, siamo al Bernabeu, è tempo di derby, è Real contro Atletico.
Courtois tra i pali e poi difesa 4 con Goulam, Varane, Chiellini e Carvajal. A centrocampo ci sono Milinkovic, Savic, Llorente e Isco e poi il tridente offensivo è composto da Bale e Asensio che supportano Memphis Depay, tra l'altro cercato dall'Atletico Madrid negli ultimi giorni, però poi abbiamo virato su Insigne che sarà titolare nel 4-2-3-1 con Oblak tra i pali, Hernandez, Kimpembe, Alderweireld e Alexander-Arnold in difesa con Saúl e De Jong a guidare il centrocampo, poi il tridente composto da Insigne, Griezmann e Gelson Martins alle spalle del Cholito Simeone. Sul pallone c'è Depay, fischia l'arbitro, è cominciato il derby di Madrid. È cominciata Real contro Atletico. Ci prova col giovane Frankie De Jong che allarga verso Arnold, vuole distendersi l'ex Liverpool. Poi Griezmann anche in zona tiro, in buca, bene per De Jong in area, col destro! Sull'esterno della rete, primo squillo dei colchoneros al minuto 8 con Frankie De Jong. Insigne si è ripreso il pallone che diventa buono per De Jong e quindi il tocco per Martins che fa salire bene Arnold a destra, al centro c'è Simeone, Arnold al cross per Martins, Courtois strepitoso, De Jong e l'Atletico che riparte con la corsa del 19 che va in percussione come contro il Rayo. Poi converge, movimento dei compagni che non è molto e allora serve Saúl che può aprire sulla destra dove sale puntuale Alexander-Arnold, poi Simeone fa salire Saúl in zona tiro col mancino sul palo e poi ancora Courtois messo in difficoltà dal suo compagno, palla gol clamorosa per l'Atletico, ce l'ha avuta il capitano e allora si scalda il derby, ancora Saúl che apre su Insigne, uno contro uno, aspetta Lucas Hernandez, lo serve adesso, Hernandez al cross per Griezmann, ci ha messo il piede Varane, poi Bale fa la sponda per Llorente che allontana Real in difficoltà. Isco va via, molto bene, ancora Isco che arriva in zona tiro, apre per il sinistro di Milinkovic-Savic con la risposta di Oblak in calcio d'angolo, c'è anche il primo squillo da parte del Real. Si avvicina Isco, Asensio invece va al cross verso Milinkovic che la prende e poi Depay, Oblak ancora in calcio d'angolo. La prende Kimpembe, stacco perfetto e allora Insigne che può partire. Poi converge, attende Lucas Hernandez, lo fa salire a sinistra, occhio al 21, che crossa per Griezmann! Antoine Griezmann sblocca il derby al minuto 44 e avanti l'Atletico Madrid 1-0 al Santiago Bernabéu. E avanti la squadra dei colchoneros di Marconi. Col gol dell'uomo più atteso, dell'uomo che aveva forse un po' deluso anche all'esordio perché si era visto poco contro il Rayo e stasera dopo 44 minuti la mette dentro alla prima occasione, praticamente è 1-0 per noi, bene così. Kimpembe, non ci sono stati cambi e allora si va con la ripresa. Saúl, Griezmann, in orizzontale per De Jong, ha un po' di campo l'olandese e sale. Lo chiama avanti Alexander-Arnold. Simeone, occhio al movimento ancora di Griezmann, liberato Cenzini dalla parte opposta, Griezmann fa impazzire i tifosi colchoneri arrivati al Bernabéu, è 2-0 per l'Atletico Madrid al minuto 3 del secondo tempo, sempre Griezmann che si è svegliato, spettacolare qui l'inserimento, il servizio di Simeone se la porta sul mancino, batte Courtois, è 2-0 per noi. Estasi adesso nel derby. Llorente, Carvajal per Bale che fa la sponda, poi pallone tra i piedi di Depay, in qualche modo è ripartito il Real, Depay sterza su Kimpembe, poi Llorente dentro e arriva il gol del Real Madrid con Asensio al minuto 11 del secondo tempo. Si riapre il derby ma non era mai chiuso perché queste partite finiscono soltanto al triplice fischio dell'arbitro. 2-1 e Real che accorcia le distanze con il numero 20. Lucas Vázquez, ancora Vázquez, Rodriguez in verticale, palla dentro, poi il contatto, altro cross a cercare Milinkovic o Mariano Diaz che la prende di testa, tra i guantoni però di Oblak. Siamo già oltre il 90esimo, sbaglia Real Madrid, 3 di recupero, bisogna soffrire, bisogna stringere i denti in questo finale, prova a farlo l'Atletico che vuole anche ripartire se si può. Poi fallaccio, secondo me, di Gelson Martins, lo vedete che infatti non se lo spiega. Eppure non ha fischiato l'arbitro, rimessa per noi. Bisogna tenere questo pallone. Gelson Martins, però a restituire il favore dell'avversario non ci riesce. Quindi occhio ancora ad Arnold, in mezzo Simeone, c'è anche Griezmann. La palla al limite per Griezmann che lotta, non ci arriva. Sta arrivando Martins,
sono finiti però i tre di recupero. Finisce qui. L'Atletico batte il Real Madrid nel derby, vince 2-1. Il derby della seconda giornata al Santiago Bernabéu, decisiva la doppietta di Antoine Griezmann. Non basta alle merengues il gol segnato a inizio ripresa, che aveva accorciato le distanze, da parte di Asensio. Vince l'Atletico, vince Marconi. E se sembrava deludente il pareggio della prima giornata contro il Rayo Vallecano, sicuramente le considerazioni che andranno fatte dopo questi secondi 90 minuti saranno differenti. Attenzione però, perché il momento credo sia arrivato. Sì, sorteggi fatti. Allora andiamo a vedere che girone ci è capitato. Manchester United, Lione e Copenaghen. Non è una passeggiata, eh. È molto più complicato di quel che sembra. Eccolo qui, il nostro è il gruppo A. Rimessa per l'Atletico, che va a battere proprio Lorenzo Insigne per l'incontro. Griezmann, che si è sbloccato al Bernabéu, poi ancora Insigne al cross per Simeone sul palo. Altro legno colpito dall'Atletico dopo quello nel derby. Kopic ha recuperato bene, poi tocco interno per Jordan, che apre verso Ervias, uno contro uno con Lucas Hernandez. Arriva il cross sul secondo palo, occhio al salvataggio, la palla che resta lì. Poi King torna da Kopic, ancora King, Oblak in calcio d'angolo. Arnold, centrale per Griezmann, lì vicino c'è anche Simeone. Griezmann riparte anche centrale. Saúl a giro, l'ha toccata Hoyer sul palo e la palla in calcio d'angolo. Terzo regno in questa Lega in tre partite, vediamo se riusciamo a fare il record. A destra c'è Alexander Arnold, riceve il pallone, occhio che la vuole in verticale Chelsea Martins, la posizione regolare. Parte il 18 che sterza, salta l'uomo e poi si appoggia ancora a De Jong. Tocco centrale per Saúl, che è in zona tiro, va dentro Insigne, l'assist per Griezmann! Antoine Griezmann mette in porta il gol dell'1-0, altra grande azione dell'Atletico Madrid, che passa al 41esimo con il terzo gol consecutivo del francese, che si è ufficialmente sbloccato dopo la doppietta nel derby. Va a servire ma non lo ha trovato. A rimorchio De Jong per Ken, bella palla, occhio a Ken che infila per Griezmann, poi va ancora a prendere posizione, viene servito! Moise Ken, appena entrato, fa già 2-0 e segna già il primo gol coi colchoneros. Esordio pazzesco per l'ex attaccante della Juve, 2-0 Atletico. Tocco per Escalante, rincorso da De Jong, poi cerca di andare verticale e lo fa benissimo per Nano, che crossa subito, occhio la possibilità e il gol che riapre la partita. Lo ha segnato King, qui difesa che ha dormito completamente, non so per quale motivo. Escalante con De Jong che ha capito tutto e vuole ripartire l'Atletico. Griezmann aspetta il momento giusto per andare da Kenny, alla fine va da Insigne, uno contro uno di Insigne che ha fatto una giocata pazzesca, poi dentro ancora per Griezmann che può servire, Correa che fa 3-1, la chiude qui l'Atletico Madrid. Che cosa ha fatto Insigne, mezzo gol è il suo ed è finita con la seconda vittoria consecutiva dei colchoneros, possiamo dirlo. 3-1 col gol del numero 10. Partita che in teoria è finita e in pratica pure, perché fischia tre volte il direttore di gara. Atletico batte Eibar 3-1, seconda vittoria di fila per i colchoneros, che chiudono così un episodio dal punto di vista delle partite ottimo, perché 2 su 2. Vi chiedo, dato che nel mercato globale abbiamo trovato soltanto terzini e nessun difensore centrale, di consigliarmi solo difensori centrali. Consigliatemi solo difensori centrali qui sotto nei commenti, perché appunto nel prossimo episodio al volissimo acquisteremo un difensore centrale tranquillo, che possa fare anche il terzo barra quarto di difesa. Non serve prendere Sergio Ramos, anche perché abbiamo due centrali al di là del gol preso dall'Eibar rispettabilissimi. Detto questo, siamo in chiusura. Io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora perché state supportando moltissimo questa serie e mi fa tanto 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 piacere. Vi mando un bacione, never give up e bella regà, alla prossima.